abbiamo in questo momento approvato, la prima delibera formale della nuova giunta da me presieduta, una delibera molto importante in un giorno molto difficile per la città sul piano dei rifiuti. Saremo brevi perché su mia richiesta, preso atto che il governo ancora una volta non ha approvato un decreto legge fondamentale per la città di Napoli e per la Campania, nonostante le sollecitazioni politiche pervenute da parte di tutti, su mia richiesta il prefetto ha convocato per le 19, quindi fra 15 minuti, un tavolo in prefettura tra comune, regione, provincia, ASL e ARPAC, perché ognuno si assuma, soprattutto chi finora non se l'è assunte, si assuma le sue responsabilità. Il sindaco e la giunta, già con questo atto approvato 5 minuti fa, si è assunta una responsabilità storica in questa città e se ne assumerà altre nelle prossime ore, tra stanotte e domani mattina, qualora dal tavolo tecnico della prefettura non dovessero arrivare notizie confortanti sul piano politico e istituzionale. Noi riteniamo che ci sono, ovviamente lo voglio anticipare, che ci stiamo assumendo delle responsabilità in poche ore non affrontate in tanti anni, non solo dall'amministrazione uscente, ma devo dire anche da chi in qualche modo ha consentito che si facesse una campagna elettorale e che tutte queste settimane venissero le strade di Napoli devastate dai rifiuti. Però non siamo intenzionati ad aspettare gli eventi, per un semplice motivo, perché Napoli, noi siamo, rappresentiamo la nostra città e siamo convinti che se non si interviene con ordinanze contingibili e urgenti, anche sotto il profilo della sanità pubblica, Napoli si espone a rischi molto concreti nelle prossime ore. Ed è per questo che nell'inerzia di altri abbiamo chiesto immediatamente un tavolo in prefettura, ripeto, fra 15 minuti. Il vice sindaco Sodano, in questi pochi minuti che residuano, vi illustrerà nelle linee guida, nelle linee di generali, la delibera che tra qualche minuto sarà comunque nella vostra, una volta formalmente collazionata, preparata, eccetera, nel giro immagino una mezz'oretta, sarà nella vostra disponibilità, come giusto che sia, oltre che stare sul sito del comune. Sì, poi abbiamo anche deciso in giornata che per poter rendere immediatamente esecutive le nostre decisioni, che ripeto sono storiche per questa città e lo saranno sempre di più anche nelle prossime settimane con altri provvedimenti anche in materia di rifiuti che andremo ad adottare, abbiamo un nuovo consiglio di amministrazione della SIA che è presieduto da Rafael Rossi, che all'interno vede il presidente, direttore di Legambiente, che è Raffaele Del Giudice, e la presenza di Fortini, che garantisce in queste ore di emergenza la continuità per evitare che si interrompa anche quello che ASIA sta facendo in queste ore e che potrebbe esporre la città a un rischio ancora ulteriore, cioè quello poi di una macchina che si inceppa di una delle più importanti società partecipate. Nelle prossime ore si procederà comunque anche ad un accorpamento di ASIA con altre società partecipate in modo da rendere ancora più efficiente tutto il servizio che attiene non solo alla raccolta dei rifiuti ma anche alle puliture dei giardini e alla raccolta di tutto ciò che attiene all'igiene ambientale e al residuo nella città.